Buongiorno a tutti, benvenuti a Telericiclo! Oggi, in occasione della Festa della Pace, parleremo della raccolta differenziata e di come questa raccolta possa migliorare la vita di ognuno di noi. Oggi scopriremo come possiamo salvaguardare il creato in modo semplice e divertente. Ed ora la linea ai nostri inviati. Grazie Elena! Salve, scusa! Così una domanda, lei ricicla? No? Cos'è? Cosa serve? Come, non sa cos'è? Il riciclo è importante. Ma lei lo sa che l'Italia è uno dei maggiori consumatori di acqua minerale in bottiglia al mondo? No, non me ne frega. Io continuo a bere la mia acqua nelle bottiglie e basta. Lo sa che si può bere l'acqua dal rubinetto? Sì, ma fa schifo! Allora ho un consiglio da darle. Versa l'acqua in una brocca, lasciala riposare, aggiungi una goccia di limone, mettila poi in frigorifero e servila a 10 gradi. Va bene, grazie. Per ora è tutto, a voi la linea. Grazie Elena della linea. Mi scusi, permette una domanda? Certo. Lei ricicla? E come? E perché compie questa azione e perché le sembra importante? Perché secondo me dobbiamo renderci conto che se noi uomini che abitiamo sulla terra facciamo del male al mondo, ovviamente questo poi ci si ritorce contro, quindi anche noi ci facciamo male. E ci può spiegare qualcosa della raccolta differenziata? Per esempio, come può vedere in questo cassonetto della carta, ci sono vari tipi di carta che non si possono mettere in questo cassonetto. Per esempio la carta carbone, la carta da parati, la carta da forno o semplicemente bicchieri di carta. Giusto, vero? Grazie Elena della linea. Arrivederci. L'importanza dell'acqua. Machac 2. A casa di una persona qualunque. Ok, mi sono convinta.
Bene, oggi il 18 febbraio, alle ore 18, custodiamo il creato e ci illuminiamo di meno. A fare merenda! Avanti che c'è posto!